l'uomo può partorire? Questa domanda, che pare avere una risposta biologica inequivocabile e scontata, eh, altre ne ha avute eh, di segno di natura opposta, ehm, che a loro volta rispondevano a esigenze di equilibrio che chiamavano in causa le differenti componenti di genere all'interno delle comunità della nostra preistoria, soprattutto della nostra preistoria mediterranea più recente. È a testimone fisico. Di questa risposta inaspettata a una domanda scontata si trova una terracotta antropomorfica, una scossa conservato eh, nelle collezioni del Museo Pierides di Larnaca sull'isola di Cipro. Questo oggetto eh, straordinario è stato acquisito in antiquaria nel 1978 sul mercato antiquaria in Svizzera, eh, probabilmente fuoriuscito dall'isola di Cipro eh, al momento dell'invasione negli anni successivi all'invasione turca del 1974, quindi non ha un contesto di provenienza sicuro, ma è databile su via stilistica e di comparazione al periodo calcolitico intorno alla metà del terzo millennio a.C. e probabilmente proveniente dalla regione occidentale di Paphos. Questo oggetto appena eh, venuto a conoscenza degli studiosi ha ovviamente innescato una gara eh, fra i medesimi studiosi di interpretazione e definizioni. The city lo chiama Naomi Hamilton eh, con definizione composta molto british. Eh, The Ejaculator lo chiama Desmond Morris, con una definizione più eh, esplosiva. Una, una figura dei che altri studiosi come Lucia Vignetti l'hanno chiamata in modo eh, più piano e altrettanto ricca è la quantità di, di interpretazioni che sono state date di questo oggetto per Vasso Scaragheorghi si tratta di una figura utilizzata in un rituale di fertilizzazione dei campi associando quindi la fertilità maschile alla fertilità eh, rurale per Desmond Morris ancora si tratta di una raffigurazione di un primal scream di un orgasmo maschile Urlato. Nel 1994 Naomi Hamilton dà una definizione differente in un suo lavoro ehm, pubblicato sull'Oxford Journal of Archaeology. Ehm, prova a utilizzare un altro modello interpretativo, leggermente meno macista dei precedenti, cioè quello della Cuvade. Il suo site gentleman rappresenterebbe una scena di Cuvade. Eh, Cos'è la cuvada? Un rituale di sostituzione in cui l'uomo assume eh, comportamenti ma anche travestimenti di foggia femminile nell'arco della gravidanza, della gestazione, della maternità in generale e del parto, arrivando fino a eh, travestirsi da donna e fingere i dolori del travaglio nel momento del parto. Uh, di questo rituale abbiamo no numerose testimonianze anche nel record uh, etnografico uh, delle popolazioni attuali. Nel Museo Etnografico di San Francisco è conservato un tessuto eh, che appartiene alla cultura Huichol, una cultura nativa che si trova eh, diffusa fra, eh, nella Sierra Madre, fra l'attuale Stati Uniti e l'attuale Messico. In cui una scena di Cuvad eh, proprio legata al momento eh, del parto è rappresentata in tutta la sua immediata eh, crudezza e insomma, il, il dolore connesso all'azione medesima. Dal punto di vista archeologico, perché Naomi Hamilton eh, ritiene questa figura del suo «Site, gentlemen, Pieridis» rappresenti una cuvad? Perché proprio eh, da eh, contesti rituali del calcolitico cipriota, in particolare dal eh, deposito 10:15 di Chisonerga Mosfilia, sempre nella regione di Paphos, proviene, provengono terracotte di figure femminili sedute, che stanno partorendo nell'atto del parto. Il parto seduti è una delle raffigurazioni eh, più comuni, una delle modalità più comuni eh, di parto nell'arco dell'antichità, non soltanto nel calcolizio cipriota, ma fino all'Europa eh, di epoca moderna. Eh, e quindi... Eh, Potrebbe questa figura seduta eh, con le braccia eh, al volto, eh, che di grigna i denti, eh, probabilmente rappresentare una, una figura travestita, mascherata che riproduce i dolori del travaglio e del parto. Perché un uomo partorisce o finge di farlo? La versione buona è eh, che a Vuole assumere su di sé il ruolo di benefico parafulmine eh, dei rischi connessi al parto biologico medesimo e quindi attirare su di sé i rischi e toglierli alla partoriente, alla donna che sta partorendo realmente. La versione eh, meno buona e forse più reale, è che in questo modo l'uomo si attribuisce un ruolo, una funzione in un atto fondamentale che è la creazione, cioè quello di garantire il futuro alla comunità a cui appartiene. Che altrimenti rimaneva nell'ambito della sfera esclusivamente femminile. E questo succede soprattutto in comunità preistoriche, ma anche in comunità attuali, in cui l'equilibrio di genere non è ancora stabilito a favore eh, del, della componente maschile. Eh, di conseguenza, la donna, in questo modo, è privata di parte del suo potere, cioè della capacità assoluta di generare futuro. Thank you